Buonasera, buonasera. Ci ascoltiamo per un altro minutino. Vera che canta. Nel frattempo. E anche se in ritardo, vi auguro a tutti un buon inizio settimana. Siamo a martedì. E spero che state tutti bene, insomma. Ora. Siamo qui. Buonasera a tutti. Siamo con la terza notte, terza puntata di questo gioco di nicchia di ormai 20 anni fa. Come state? Tutto bene? Prima di... Buonasera, buonasera, Recela, come stai? Tutto bene? Comunque, volevo ringraziare, ho visto adesso tutte le persone che si sono che hanno messo il follower al canale. Sono tanti, quindi ho paura poi di essere ridondante, ma di chissà di essersi di aver followato, lo sa, e io lo ringrazio con tutto il cuore. Buonasera. Ho battuto il primo boss. Quello che tu sai cosa. Stiamo parlando di un altro gioco che è uscito da poco, di cui io sono un grande fan. Io ho iniziato con Persona 5, adesso è uscito il 3. Meno male, tutto a posto, niente in ordine. Tutto... Stai studiando? Sì. Come sta andando lo studio? Tutto bene? E niente, praticamente lui Giungi è un grande esperto di questi titoli e io mi confido spesso con lui. Tu calcola. Mo' non voglio spoilerare per chi ci sta giocando adesso, però. Cioè. Ci ho messo un po'. Più che altro perché poi faceva quella mossa lì strana, velocizzava, era un casino. Però. Oh, mi sta piacendo. Devo dire, da neofita e da eretico di Persona 3, perché io ho fatto a ritroso, ho iniziato il 5, fatto il Royale, poi mi sono preso il 4 Golden e adesso sto provando il 3 Reload. E devo dire che mi piace anche il tema del blu che sta in tutto il gioco, molto molto carino, davvero molto molto carino. Lo so, però meglio non voglio rovinare l'esperienza a qualcuno perché chi ci sta giocando se lo deve godere molto questo gioco perché è molto 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 bello. Comunque, tornando al discorso, volevo ringraziare tutti quanti i follower, come ho detto prima, non me l'aspettavo, sebbene ci sono delle persone meravigliose che io ho conosciuto nell'ultimo periodo, giusto per farne un... Diciamo un esempio, ma li elenco tutti perché non ho, mi fa piacere elencarli tutti. Ci sta il signor Denkun. Sono tutti streamer quelli che vi sto dicendo, quindi andateli tutti a seguire perché sono stra meravigliosi. LucaZack 93, Taro Misaki 89, Mamma che pizza, Blue Storm, sono tutti meravigliosi, io li seguo con piacere e con gioia perché mi portano una compagnia, mi fanno sentire a casa, quindi vi consiglio a tutti di supportarli perché sono veramente, veramente, veramente bravi, ma ce ne sono tantissimi. Tanto il blu dovrebbe significare adolescenza, secondo quanto dichiarato dai produttori. Beh, stiamo lì, il periodo è quello. Diciamo che si sta parlando di quelle cose lì. Quindi seguitevi, fategli un saluto, scambiatevi un follow di pace, come dice un followino di pace, come dicono tutti quanti. E io li abbraccio tanto perché per me sono quasi alla stregua di una famiglia. E questa volta la cosa bella è che di solito si dice che il follow sia con te, esatto, che la famiglia non te la scegli, io in questo caso me la sto scegliendo,
elemento per elemento, praticamente. E niente. Quindi, detto ciò, detto quello che dovevo dire e le dediche che volevo fare, erano un paio di giorni che ci stavo pensando, direi che possiamo continuare con il gioco. Siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. E adesso vi faccio un piccolo recappino. Beh, ci provo ogni tanto. Vi faccio un piccolo recappino. Vi dico cosa è successo nell'ultima puntata. E poi continuiamo con quella che secondo me in questo gioco è il livello, diciamo, il livello. È la notte più difficile. Dunque, intanto ci mettiamo in game, siamo qua e siamo qui. Vedete, c'è scritto la catastrofe che non ti aiuta moltissimo a farci sentire a nostro agio. Siamo arrivati verso la fine. Miku ha ormai i segni delle corde su gambe e braccia. Sono principalmente d'accordo, ma lo puoi dire se conosci la gimmick dell'ultima zona, dell'ultima notte. Se sai la gimmick, allora il terzo è più difficile del quarto. Se non sai la gimmick, il quarto comincia a diventare particolarmente fastidioso, anche perché non ti dicono niente. Ti danno qualche piccolo indizio e poi tu devi andare a capire che devi fare. Quindi è un po' più complesso da quel punto di vista. Dall'altra parte invece si trova una situazione in cui è proprio di flat difficoltà, no? È proprio alta di suo, perché ci sono dei boss 4, per l'esattezza, che sono particolarmente fastidiosi e particolarmente forti, più un quinto che è particolarmente rompiscatole, per non dire altro. Quindi, tornando al discorso, noi abbiamo scoperto il secondo rituale che antecede il rituale dello strangolamento, che è il rituale dell'acchiappademone. Una persona della famiglia Muro viene scelta per diventare il demone cieco, il demone bendato, e gli viene infilzata negli occhi una maschera con dei pioli, rendendola realmente cieca. Da quel momento il demone deve andare a cercare uno dei quattro bambini che hanno superato almeno i 7 anni e passa di età, e quella che viene presa diventerà la prossima fanciulla della corda. Stiamo cominciando a collegare i fili, stiamo cercando di trovare un modo per capire cosa è successo, quindi è successo questo rituale. Hanno preso, a quanto pare, Kiri, che è quella ragazzina con il kimono bianco, le due, la donna e la ragazzina che sembra aiutarci e la donna che invece cerca di farci sentire il suo dolore. Hanno scelto Kiri. Kiri è stata rinchiusa fuori dal mondo per più di 10 anni, senza nessun contatto con l'esterno, e dopodiché è stata dilaniata, e l'abbiamo visto nella prima notte in cui Miku era attaccata a quel torchio e stavano tirando da tutte le parti con questa corda legata alle estremità, per dare potere alla corda. Ora, la corda ancora non sappiamo che significato metaforico o fisico abbia in questo rituale. Dopo tante peripezie, dopo aver scoperto che a quanto pare Kiri sta risparmiando Mafuyu, e Mafuyu continua a girare mentre i fantasmi stanno trasformando la villa, riportandola ai fasti, no? Riportandola come era prima. Abbiamo trovato il secondo pezzo dello specchio, che ce l'aveva il nostro caro Munakata, il nostro folclorista, marito di Yae, che era impazzita dopo aver usato la macchina fotografica di Mikoto, che è l'unica ragazzina ritrovata salva dei quattro bambini scomparsi, rapiti da braccia lunghe, io lo chiamo, da quando ero piccolo che lo chiamo braccia lunghe.
E è stata presa, visto che è rimasta orfana, ed è stata adottata da uno dei più grandi amici di Munakata, che era un certo Inasaki. Quindi Mikoto Inasaki, madre o nonna, questo ancora non lo possiamo sapere principalmente, di Miku e Mafuyu Inasaki. Scusate, ho dimenticato il telefonino. L'ho dimenticato il telefono acceso, chiedo perdono, che maleducato. Quindi anche noi, come ho detto l'altra volta, abbiamo un collegamento attraverso Kiri, attraverso la villa in sé. La catastrofe, ci stiamo avvicinando al momento clou, a Miku manca soltanto il segno sul collo. E non c'è tanto tempo da. Cioè, non c'è molto tempo. Bisogna sbrigarsi, bisogna correre e bisogna trovare Mafuyu e salvarci dalla maledizione. Quindi, io direi che possiamo iniziare. Terza notte, la catastrofe. Guardiamo il video iniziale. Questo è il rituale. E questo è il massacro che ci fu della famiglia Emuro, con il capofamiglia che vedete alla maschera riflesso. Eccoli qua. Quei quattro corpi hanno un'importanza estrema in questa notte. Ci ha risputato fuori, quindi scusate se parlo durante il video. Eccole qua. Sono abbastanza sicura che Mafuyu sia passato da quella porta. E noi ci avventuriamo. Qui c'è una foto, vediamo. Però c'è un problema di fondo, facciamo una cosa. Abbiamo 37 foto di tipo, cioè abbiamo 27 foto di tipo 37, noi li mettiamo di tipo 14. Perché qui è un pochino più. Eccolo qui. Qui è un pochino. Sto usando un joystick nuovo, quindi mi ci devo Munakata. Mi devo abituare, quindi chiedo venia se mi sclicco i tasti o roba del genere. Signore. Facciamo così. Dobbiamo potenziarci. Salve, salve Lord, come stai? Tutto bene? Non so. È cascato. Mazza quanto è veloce. No, che peccato. Ma alla fine, Lord, com'è finita con l'hard disk? Sei riuscita a recuperare qualcosa? Ti ringrazio per il pensiero, comunque, se saresti stato
Sei gentilissimo comunque. Mi spiace. Ci sono modi per recuperare dati da un hard disk che non funziona. Però è un po' tosta. Cioè, io avevo un dispositivo, dovevo aprire l'hard disk e fare un po' un macello. Ah, noi abbiamo 13.000 punti. Vediamo un po'. 36, no, non ne abbiamo parecchi. Ne purtroppo sì, questa è una cosa. Ok, questa è una cosa un po' brutta. Perché rischi di danneggiarlo facile se lo fai senza i mezzi. Esatto, dovresti prendere i mezzi adatti. I mezzi adatti. Oh, c'è qualcosa che brilla lì. C'è qualcosa. Grande, grazie. Ci servirà. Decisamente. Prendo dello spirito. Le funzioni bonus le sblocchi dal. In altri modi, dal New Game Plus o da altre cose, e servono soltanto per. Non sono un granché, non le usate, non le ho mai usate in realtà. Le ho sbloccate in una run tanto tempo fa. Oh! In realtà. La catastrofe. Abbiamo trovato una vecchia pergamena, quindi questa è un'altra parte della storia del rituale. Nell'anno 1837, il tredicesimo giorno del dodicesimo mese, il rituale di strangolamento fallì e provocò la catastrofe. La crudeltà, e qui l'ha messo con la C maiuscola, vuol dire che un'entità si riversò e furono perse 1347 anime. Il soffitto è crollato e blocca il passaggio. Posso vedere attraverso una spaccatura, ma non posso andare oltre. Quindi adesso che abbiamo preso. Sì, in effetti. E gli SSD sono ancora più delicati, e questo è il problema, solo che stanno diventando necessari. Quindi noi non possiamo andare al santuario della corda, all'altare della corda dove fanno il rituale, ma possiamo tornare indietro. Come dicevamo. Nel punto indicato dalla ragazza c'è un libro che sembra appartenere al folclorista. Il Santuario Luna. Il piccolo santuario nel lato del Palazzo di Muro, che è quello in cui si è impiccata Yae. Lì dove c'è la tomba, viene chiamato il Santuario Luna. Custodisce le fanciulle sacrificate nel corso di rituali. Dentro il Santuario Luna c'è un pozzo vuoto chiamato Pozzo della Luna. La luce della luna ne illumina il fondo nella notte del rituale. Quindi di solito potrebbe essere luna piena quando lo fanno. La fanciulla del santuario della corda è tenuta a purificare il suo corpo con la luce della luna. Sul fondo del pozzo. Il fondo del pozzo è collegato al seminterrato e solo la fanciulla può usare questa via per raggiungere il seminterrato. Secondo la leggenda, la prima fanciulla della corda fu sepolta nel santuario luna. Al suo interno, tuttavia, non sono stati trovati corpi o documenti. Mi chiedo dove sia stata custodita la prima fanciulla della corda. Quindi nel santuario della luna c'è un pozzo dove la sacerdotessa della la fanciulla viene purificata con la luce della luna e c'è un passaggio che passa al seminterrato, il che vuol dire che potrei usare il santuario. Signorina, lei l'ultima volta si era buggata, mo io non vorrei di niente. Ok,
Ora i fantasmi cominceranno a essere sempre più presenti, perché stiamo andando verso la fine del gioco. Scusate se ci metto di più a ucciderli, ma sto usando le pellicole più scadenti per risparmiare. Perché le pellicole blu, quelle di tipo 14, possono essere ricaricate nei punti di salvataggio. Quindi conviene sempre farlo. Ora andiamo verso le scale. Anche comincia a apparire con la colonna sonora. Vi ricordate che all'inizio delle prime notti era silenzioso? Sta tremando tutto e la cosa non è bella. È curioso come in un palazzo del genere ci sia questo posto che sembra scavato, non lo so, io sono ignorante in materia, non riesco a riconoscere. Però sì, dalle texture sembra scavato, ci sono anche le colonne. È tutto abusivo. E mi sa che bisogna chiamare la finanza qua, non c'è. Villa e Muro, ma ci sono gli appalti? Catasto è giusto? Più o meno facciamo così. Ok, ora il nostro obiettivo adesso è cercare di sopravvivere, come sempre. La nuvola maledetta. La nuvoletta maledetta. Ciao, ciao Tonksi, come stai? Tutto bene? Che bello leggerti, come stai? Daniele, ti sei perso. Ti sei perso la mia dedica? No, non puoi, non puoi, non puoi, non potrai per un po'. Perché io ho una piccola cosa. Scheda video è un trattore, ti invio una foto, ok. Comunque vi ho fatto una piccola dedica all'inizio della live, non so se tu c'eri già. Di qua sta cavolo di scatola. Lo so. È perché adesso qua c'è. Ok. Se la recuperi perché l'ho fatta proprio con il cuore. Allora, dobbiamo cercare una scatola su cui fare una foto, che dovrebbe stare in questa stanza. Io scatole non ne vedo se non lì. Ok, quella mi sembra una scatola. Eccolo qua, donna schiacciata. Non lo trovavo. Sì, praticamente ho fatto prima una dedica, poi ho ringraziato tutti, tutti
tutti i nuovi follower che ho visto adesso la lista, tra cui c'è anche Gil Gil. E poi ho fatto un piccolo recappino di dove eravamo arrivati. Non c'è più il talismano, la forza che teneva chiusa la porta è svanita. Uomo dell'atrio. Seguiamo l'uomo dell'atrio. Andiamo al santuario della luna. Comincia anche a piovere, fulminelli. Ok. Ma no, ma ti ringrazio. Sulla foto si vede un altro posto, sembra una specie di altare. Ok. Quell'altare. Grazie, non dovevi, ma veramente, grazie mille. Sono molto, molto contento. E sono molto contento anche di dire che anche Lord, che mi sembra stia portando... cosa stai portando, Lord? Anche tu sei un grandissimo streamer, io consiglio di seguirlo, anche lui. E di followarlo, di seguirlo, di supportarlo. Vediamo se si è aperta la porta di qua. Come? Eh sì. Sekiro. Oh, allora Lord, io ti chiedo un favore. Io Sekiro lo adoro, ma sono una pippa. No, 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 sì, grandissimo stream. Si dice. Comunque, Sekiro lo adoro, sono una pippa perché io nei Souls, ad esempio, anche se non accomuno Sekiro e Souls-like perché c'è tutta quella diatriba, roba del genere, sono sempre stato un dodge boy, cioè io non andavo di parry, ma andavo di schivata. Mi piacerebbe saperci giocare meglio, quindi poi magari mi fai da coach, mi insegni un po' come si gioca a quel gioco. E infatti, la scorciatoia è valida. E questo è l'altare che dicevamo. Devo mettere il comando, sì, solo che non sono ancora. Sono ancora un po', sinceramente, un po' emozionato di fare le live. E quindi ho paura che se lascio il joystick per fare gli SO, non lo riprendo più il joystick in mano. Ci sono corde sacre legate alla colonna sull'altare. Corda cerimoniale, in tutto sono quattro. Forse vengono usate per qualche rituale? In cima alla scala c'è un vecchio rotolo di pergamena. Non avere pietà per la fanciulla. Lega i suoi arti con una corda. Comincia con il braccio destro, poi l'altro, poi pensa al piede destro e poi l'altro. Ho messo il vecchio documento nel mio archivio. Quindi, comincia dal braccio destro e poi l'altro. Questo. Guarda, sarebbe fantastico.
non ti preoccupare, Daniel. Mano sinistra, quindi prima il braccio destro e poi il sinistro, poi la gamba destra e poi la sinistra, e poi sarà un po' problematico e potrei morire, lo avverto. Questa è una di quelle volte in cui potrei morire malissimo. E quindi Lord ci conto, poi dopo ne riparliamo sui nostri social segreti. Allora, se tutto è andato giusto, esatto, la porta dell'altare si è aperta. C'è qualcosa, incisione verde-blu, è una pietra con uno strano carattere inciso, dall'altro lato un tassello. E qui è un problema. La maschera riflesso che è a forma di demone. Lui è molto difficile. E sembra anche molto incacchiato. Orco. Sbagliato, facciamo così. Ok, vero, si abbassa a volte il maledetto. Mannaggia. Proprio per la popolarità. Poi adesso. Ora te lo spiego un attimo solo che sono un attimo. Ok. Oh, sono contento che stia meglio. Per fare il Fatal Frame, sì. Lo puoi colpirlo prima. Ma è uno spreco di pellicole e. Allora, il fatto è questo. Ora ho sbagliato strada. Era di qua. Persona 3 è un gioco, prima di tutto, molto lungo, molto facile perdersi pezzi, e questo non fa altro che aumentare poi il mio CD di grinding, che ritengo di dover fare in off-screen, ma avendo No, puoi battere, addirittura puoi sbloccare la funzionalità di rallentamento e farlo rallentare in modo che hai più tempo per poter fare la foto rossa e fargli più male. In più c'è gente molto più competente di me, gente che ha iniziato già a portarlo dal day one e gente a cui. E non mi va di toccare. Preferisco rimanermi nel mio piccolo e non andare a imperacarmi in situazioni un pochino più particolari. Sì, lo so, però. Ci penso, però. Adesso ho iniziato questa serie qui.
Lo so, però sono. Mi scombussola poi la cosa. Poi ne parlerò col mio manager. E con i miei manager ne ho due. Uno è Rachel Aori e l'altro è Dane Kun. E vediamo un attimo come lavorarci sopra. Allora, fammi pensare. Sbagliato. Ricominciamo. Se fare se vabbè, il Grinning era arrivato al terzo palazzo, nel quinto che stavo già tutto a livello 99, cioè era io lì perché sono un folle, non è. Sbagliato. Quindi facciamo così. Non è così, facciamo così. Sbagliato. Se faccio una notte live in un mese ho tutta la trilogia. Sì, ma visto che devo portare anche il 4 e il 5, che non, sono praticamente in blind, quelli dureranno un po' di più. Ok, troviamo un libro nel santuario. Nello stipo ho trovato i documenti relativi alla ricerca del folclorista, brano della ricerca, il mistero dello stipo e il pozzo della luna. Il pozzo della luna, nel santuario luna, è protetto da un meccanismo segreto. Lo stipo si sposta e permette l'accesso al pozzo della luna quando viene effettuata una certa procedura. Ma non ho idea di come si faccia. Esiste solo una vaga descrizione del congegno, acquisisci i simboli dei quattro tiratori delle corde e mostri il sigillo del capo famiglia Muro. Tutti i monaci ti one shotano. Dovrebbe voler dire che per aprire la porta sono necessari i simboli portati dai quattro preti che partecipano alla cerimonia e il sigillo del capo famiglia Muro, però ora che la famiglia non esiste più, non c'è alcun modo di sapere come acquisire i simboli o il sigillo. A meno che tu non abbia una macchina fotografica leggendaria. Ok, nella foto si vede un luogo diverso e sappiamo dov'è. Facciamo la foto tutta e quattro, così non dobbiamo fare avanti e indietro. Questa è appena qua fuori, quindi va benissimo e sarà il primo che proveremo a uccidere. Poi questo è vicino al mulino, quindi stiamo qui vicino. E l'ultimo dovrebbe trovarsi al pozzo. Sì. Ok, iniziamo. Questa è la parte più difficile del. Allora, vediamo un po', questo è così. Così. Cerchiamo di andare sul sicuro. Allora, il primo dei quattro tiratori di corda si trova qui.
Ok, no, non ti sciottano proprio del tutto, ma ci troviamo in una posizione. Ho fatto una stronzata. Vabbè. Niente. Il primo nella foto si vede qualcosa, sembra un carattere, il primo sigillo. Purtroppo i fantasmi qua sono così grossi. E noi siamo messi male con... È un ottimo concept. La fanciulla è il sentore della corda, eh? Il suo solo scopo è la morte. Scritti del prete. Kiri si è comportato in modo strano fin da quando ha incontrato il giovane ospite. È possibile che sia attratta da lui? Se a causa sua diventa troppo interessata a questo mondo, potrebbe perdere il suo potenziale di fanciulla del santuario. Dobbiamo fare qualcosa in fretta. Ok, quindi che succede? Stiamo cominciando ad avvicinarci alla verità. La verità è che forse il rituale non è andato bene perché Kiri non era così distaccata dal mondo come si sperava, insomma. Allora, io devo vedere. Sto pensando. Il problema adesso è che se più vago, più fantasmi mi posso beccare. Ma io devo andare a cercarmi oggetti curativi, pietre da specchio, perché altrimenti non ce la faccio a fare gli altri tre preti e il demone. Ban, non, no. Vediamo se... Andiamo a cercare se troviamo un po' di oggettine. Ecco, lì c'è qualcosa che brilla. Fammi togliere qua prima che per sbaglio uso le pellicole, quelle speciali. Una pietra dello spirito, ma noi non stiamo utilizzando i poteri, quindi la cassapanca non ci ha dato oggetti. Pappa pappa pappa. Sì, scusate se sto perdendo un pochettino di tempo, ma sto... Ogata. Sto cercando oggetti curativi che magari mi sono perso. Per cercare di sopravvivere. Ma a quanto pare, come mi ricordavo bene, questo gioco è tirchio. Abbastanza tirchio. Ora vediamo qua. La porta non vuole proprio aprirsi. Chi è? Signore. Cavolo. Ah,
Monaco. Perfetto. Po, 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 po. Perfetto. Il rischio c'era. T'ho preso stavolta. E niente. Con sto cacchio di muro, ovviamente, mi trovo in una situazione un po' drastica. Esatto. Più cammino, più fantasmi mi becco. E niente, è andata così. Ve l'ho detto. E niente. Dice, velocizziamoci un attimo. Lo so, purtroppo ritrovandomi con pochi oggetti, o mi sbrigo a tornare lì. Questa sarà tosta, eh. Non so, pare qua tizio. Noi andiamo subito di qua, andiamo a vedere se qua c'è un oggetto. Una medicina di erbe. Ma più che altro perché alcuni. Allora, il fatto. Il problema non è tanto quello. Il problema è il fatto che col concept che c'è stato, cioè quando hanno sviluppato il gioco, secondo me non hanno pensato al fatto che la gente possa esplorare e quindi hanno messo un tick di fantasmi randomici che potrebbero apparire. Questo ha portato a una problematica che. Ci sono alcuni. Ok, ci sono alcuni fantasmi che non dovrebbero essere lì. Perché il loro stile di combattimento è inappropriato per una stanza in cui possono fare un attacco a distanza quasi imbloccabile. Quasi immissabile, ma che
porta a un danno eccessivo ed è l'unico momento in cui tu puoi fare il colpo fatale, no? Il fatal frame. Andiamo su e vediamo cosa c'è su. Quindi purtroppo si trova in una situazione questa stanza è ancora sigillata, quindi noi andremo avanti e poi ricordiamoci sempre sì, ogni live viene salvata alla fine quando chiudo lo stream e Rachel magari può andare a vedere se magari è così. Ci sono i video ricaricati. Sì, ci sono? Ci sono i video ricaricati. Ah, restano solo una settimana? Non erano 2 mesi? Porco mondo. Allora mi sa che mi sa che ci siamo già persi i primi. Mannaggia. Non pensavo solo una settimana, pensavo di più. Purtroppo i primi allora sono andati perduti. Eh sì, mi sa che farò così questa sera. Li scaricherò e li metterò sul canale YouTube. Per forza. Con due. Sto giocando malissimo. Vabbè. Così. Stiamo messi proprio male stavolta, sono stato. Buona serata, grazie. Grazie per essere passato. Sono andato proprio nel tilt, nel pallone. Ogni tanto tu le dai sempre dritte utili. Poi magari mi spieghi anche come si carica. Se c'è il bot, se non c'è un bot, se si carica su YouTube in qualche modo. Io esploro che magari c'è
oggetto interessante, niente. Allora, salviamo. Allora, adesso torniamo al Santuario della Luna e ci rifacciamo il primo prete. Salviamo, ci facciamo il secondo prete, salviamo. E via così dicendo. Anzi, forse proviamo a farci. Ah, non ne ho idea neanche io. Qua ci sono oggetti, visto che è uno degli ultimi posti che ho aperto, magari non ho esplorato bene. Sorita? Ok. E così almeno poi magari stasera li scarico e li metto. Sbagliato. Ah no, non ho sbagliato. Male. Sopra ho visto che oggetti non c'erano. C'è l'oggetto. Adesso dovremmo essere meno tecnici e più rodamage, se non ce la facciamo. Tra l'altro questa è stata la nostra prima morte e forse non neanche l'ultima. Allora. Pa, pa. Facciamo le foto qui. No, preferisco portare l'uncut. Non sono bravo a editare, non da una parte scusate, ma non ho tempo di mettermi anche a editare. L'ho visto da un esperto come si edita, come edita, e mi sembra un lavoro. Cioè, fai il video, pensa già, mentre stai facendo il video, devi già pensare a come editarlo in un certo modo. È un bel pezzo, giusto quello. Pa, 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 pa. Rimettiamo le nostre pellicole più forti. Dove vai? Signorina? Ok. Ma no, questo non posso toglierlo. E vabbè. Uno fatto. Andiamo a vedere di qua. Ok,
Giusto. Perché praticamente tornando indietro, adesso noi possiamo fotografare anche Hirasaka. Visto cosa c'è. Niente. Perfetto. Allora, macchina. E mettiamo i tipi 74. Il secondo prete con il secondo scritto che ci spiegherà ancora meglio cosa stava succedendo. Il ponte che prima era rotto ora è agibile. Ma l'avevamo visto già l'altra volta. Secondo, e anche il secondo l'abbiamo fatto. Ci mancano solo 7 foto. Scusate se sono un po' silenzioso, ma sono un po' concentrato. Ha iniziato a assassinare tutte le persone che vedeva. Scritti del prete. Abbiamo eseguito gli ordini del capofamiglia e nascosto l'ospite. Ho detto a Kiri che il nostro ospite è tornato a casa. Dovremmo portare il corpo lontano, molto lontano, in modo che Kiri non lo scopra mai. Mi è dispiaciuto per quel poverino, ma che altro potevamo fare? Noi preti dobbiamo proteggere la fanciulla del santuario della corda ad ogni costo. Quindi che succede? Probabilmente Kiri ha conosciuto uno straniero, un visitatore, si è invaghita di lui o comunque ha cominciato a provare affetto per lei, per lui, e siccome non è accettabile, l'hanno fatto fuori. Credo che sia andata così. Purtroppo. Ora, il terzo prete, noi non abbiamo neanche più la pietra dello spirito, la pietra, lo specchio di pietra. Allora, devo sperare che andando di qua. Se io scendo le scale, si attiva, si triggera subito il ciccino? Perché se si triggera subito sono nei guai. Se invece non si triggera, posso salvare. Ok. Così almeno siamo a 2 su 4. È uno delle mie doti, quelle che non servono a niente, ricordarsi le cose che non sono utili per la sopravvivenza di me stesso. Più o meno stiamo lì.
Quindi no, esatto. Ah, questo è quello che è. Ok, fatto anche il terzo. Beh, è un monaco. Cioè, possiamo fare tutte le battute del mondo. Però non le facciamo perché siamo persone, siamo gentleman. Esatto. Il rituale è fallito, il palazzo è stato invaso dalla crudeltà e la crudeltà ha fatto impazzire il capofamiglia. Chi avrebbe pensato che sarebbe avvenuta la catastrofe? Ora è la fine di tutto. Non si può prevedere che cosa accadrà, a meno che non troviamo il modo di chiudere il cancello prima che si apra completamente. Ora ci manca l'ultimo prete. L'ultimo prete si trova nella foresta di bambù. La foresta di bambù si trova dove si trova il pozzo. Il pozzo si trova dove abbiamo battuto la bambina. La bambina si trova di qua. No, di qua. Dobbiamo andare prima di... No, dobbiamo andare prima di qua. Entriamo nella stanza di Buddha. Dopo la stanza di Buddha ci facciamo la stanza dei bagni, delle fogne, del condotto acquifero, non lo so come si chiama. Di qua, quindi a destra, se non, sperando di non trovare cose. Nel dubbio, facciamo così, facciamo così. Siamo rimasti con poca vita, senza cure, senza cure, senza cure. Male, ci troviamo in una posizione esatto qui. Ah, tutte e due. Perfetto. Questo non era calcolato. Questo non era calcolato. No, 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 noi non vogliamo che la Lady le tiri il collo. Bentornato. Allora, ricominciamo. Fortuna che siamo ripartiti da qui. Facciamo così. Ok. Abbiamo portato la macchina fotografica al massimo di tutto. Mettiamo le pellicole tipo 37. Vabbè.
Perché si fidano dei vostri consigli, maledetti sciamannati. Voi dite andate da Verion che è un bravo streamer, cosa che non è assolutamente vero. E loro vengono e aumentano di gran lunga la qualità dei miei stream. T'ho preso a te. Una è morta. In una stanza più grande. No, cazzarola. Lascia questa. Mannaggia. L'occhio sta cominciando a farmi soffrire un po'. No, no. Buono, non evocare il povero Taro che deve riposarsi. Ora, l'unica cosa. Vado con un occhio solo. Crudeltà, anime perdute. Era 1400, andiamo a vedere. Beh, chiamarsi. Oh, ok, scusate. La catastrofe. 1347. Daniele, stai bravo. Allora, non stiamo messi per niente bene. Divertente. Questa sta annaspando, porella. Noi adesso mettiamo. Abbiamo solo quattro pellicole. Scusate. Ci siamo quasi. Sono anche un po' raffreddato purtroppo. Questo non aiuta assolutamente. Non c'è nessun oggetto? No, no, non devo fare che piano piano mi lacrima, non è che mi brucia o mi fa male, mi lacrima e basta. E questo mi porta a delle cose abbastanza fastidiose. Allora, questa continua ad ansimà come nei peggiori hentai di Tel Aviv. No, 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 assolutamente, assolutamente. Ho sbagliato. Addio.
Purtroppo stiamo a one shot adesso, quindi siamo arrivati a un punto in cui bisogna fare tutto flawless. Purtroppo non sono un pro. Stranamente sono rimasto senza oggetti curativi. Di solito mi trovo con 80.000 oggetti curativi in più e non capisco il perché. Stavolta l'ho preso. Ero incastrato. Ma tra l'altro avevo le pellicole tipo 37, non 74. Che dice? Vogliono cambiarmi, ma sono nato per questo. Gioco di streamer perché dovrei cambiare adesso. Io! Sì. Ma è durata poco nella mia carriera del trap è durata 2 minuti e mezzo. È stata la carriera più breve, cioè breve ma intensa. Questi devo mettere. Ecco, ci mancava solo il fulminello. Sì, impatto. La mia testa sul muro è stato un grande impatto. Perfetto. Ottimo. Purtroppo però ci dobbiamo provare per forza in questo modo, perché se no non ce la facciamo. Ah, mamma mia. L'avevo detto comunque, questa è la notte più difficile che ci sta e purtroppo. I quattro monaci sono fatti. Sotto. Ah, allora ti voglio ascoltare. Lord, facci ascoltare qualcosa poi. Qualcosa di tuo. O non tuo. O vostro. Non so quanti eravate. Non so, i rapper sono sempre singoli. Sì, ma era una blind run, amico mio, e lì ci stava, in un labirinto in cui non dovevi pensare, qua invece è tutto calcolato, è pensato, è diverso, a me dispiace. A me dispiace alquanto. Ora devo sperare di trovare un oggetto. E va bene, dai, ci sta. Vediamo se qua trovo un oggetto. La vedo dura. Vediamo un po', sperando di non trovare fantasmi. Se troviamo fantasmi, moriamo. Ciccia. Però almeno un'acqua sacra mi servirebbe. Allora, lì ho visto qualcosa brillare.
Più di una cosa a brillare. Cosa sei? Oh, uno specchio di pia... Oh, di qua? Oh, film di tipo... Natale. Capito, però era un'altra cosa. Qui è diverso, qua è una nostalgic. E mi devo portare comunque un titolo particolare. Se già muoio 20 volte diventa palloso. Capisco, lo capisco perfettamente. E chi è dirlo? Magari te lo fa volentieri. Risalviamo per sicurezza. Purtroppo ce la dobbiamo sentire ancora ansimare per un po' finché non trovo un oggetto curativo. E io ci provo a narrare, ma ci saranno sicuramente sempre punti morti. Mentre in un canale, in un video YouTube, tu i punti morti li puoi editare e sistemare come vuoi. Ora. Qui invece è diverso, devo improvvisare. L'arte di improvvisare non è mai stato il mio forte, neanche a teatro, quindi ci sto provando a essere più intrattenitivo che mai. Ma no, ma che calo! Ma qui c'è un oggetto? No. Assolutamente no. Allora. Ok, tanto adesso noi arriviamo lì. E dobbiamo prendere il sigillo del capofamiglia. E quello è il problema di fondo. Adesso noi. Pappapero. Vediamo se qua c'è un oggetto. Ma no, ma non mi permetterei mai. Il tuo canale, Dani, il tuo canale è meraviglioso, meglio del mio. Figurati. Ora. Allora. Allora. Ok, lato sinistro dello stipo. Quindi il lato sinistro dello stipo è questo. Vado a ricordare adesso. Me li sono segnati e quindi adesso noi andiamo. Questo. Dello stipo. Ah, il sinistro. Ah, posso premerli tutti a caso? E andarli a cercare ha avuto senso allora? Vabbè, allora io direi che questo è questo. Questo è questo.
questo e questo. Ta 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 ta, si alza qualcosa. Abbiamo quasi finito, eh? Tra l'altro. Macchina. Ta, ta, no, questo. Questo. Pa, pa, pa. Qui adesso vediamo. Un liquido rosso esce dal buco del piedistallo davanti allo stipo. Quindi adesso dobbiamo seguire la file. Macchina, dobbiamo seguire la scia di sangue che ci porterà in una stanza noi ben conosciuta. Adesso andiamo. In una stanza ben conosciuta, vediamo un po' di qua. Macchie rosse che sembrano di sangue, giustamente, perché il capofamiglia. Chi è? Signore, stia al suo posto. Per favore. Ci manca solo questa. Comunque, ragazzi, raccontatemi, ma che avete mangiato a cena? Io ho mangiato degli involtini, un paio di involtini davvero interessanti e buoni, molto buoni. Involtini di prosciutto cotto con mozzarella e olive nere. Tanta roba. Voi invece? Cosa hai preparato la Lady, le Lord? Facci sapere che siamo curiosi. Ah, gli involtini. Ah! L'abbiamo assaggiati tempo fa. Vabbè, la prossima volta carbonara involtini. Cioè, facile. Molto 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 buoni. Dobbiamo ancora mangiare, ma per stasera abbiamo patate al forno e ribs marinate nelle spezie. Buono! Siamo arrivati comunque. Macchina. E ci mettiamo le pellicole quelle potenti. Andiamo. C'è una grossa pozza di sangue al centro della stanza. Buono. Ok. E questo è il boss di fine livello, quindi purtroppo. Olè, preso al volo, fortunatamente. Mi sono ricordato che faceva lo scatto samurai. Ok,
fatto in tempo. Ok. Vai, vai. Salutaci la Lady, grazie per esserci stato e grazie per la compagnia. Questa terra è contaminata. Il sigillo del Signore. Chissà se appartiene a quel fantasma. Sì che appartiene a quel fantasma. Quindi tipo 14 non ci può servire. Un abbraccio alla Lady. Io intanto cerco oggetti. Zitta mai se c'è qualcosa di interessante. No. No. Due oggetti. Film tipo 74 e un'acqua sacra, perfetto. E di qua invece niente. Grazie per la buona live, mi raccomando, rilassati. Allora, rimettiamo i film 14. Sì. Capofamiglia. Andiamo. Adesso dobbiamo tornare nel santuario della luna. Perché adesso abbiamo trovato i sigilli dei quattro tiratori di corde, quindi quelli erano i preti, i sacerdoti, i monaci che tiravano i torchi che dilaniavano le carni della fanciulla. Grande, grazie. Quindi niente, abbiamo fatto. Abbiamo visto poco perché in realtà questa è la notte con più action praticamente, ma sappiamo che adesso ci sono loro. Ci sono loro. Sono abbastanza stronzi. Ok, fatto. Vi ho sprecato l'oggetto curativo che abbiamo trovato. Quindi andiamo di qua. Però almeno abbiamo raggiunto questo posto qui. Vuoi usare il sigillo del Signore? Ho inserito il sigillo del Signore nel buco aperto. Mazza che quanto olio, quanto sguiscia.
La prima fanciulla. Eccola qui. E un pezzo dello specchio. La mummia di una donna è custodita in una roccia cava. Lo specchio sacro è su una pietra davanti alla mummia. C'è una fessura nella pietra, ne è stato tolto qualcosa? Pezzo di specchio. Ho quasi tutti i pezzi dello specchio sacro. Questo è un brutto rumore. Re. No, te prego. Calli. Mi sta. Ho Eccoci qui. Infatti, l'ultima notte si chiama Kiri. Abbiamo capito adesso, proprio in questo preciso istante, che la piccola bambina dal kimono bianco, che anche lei si chiama Kiri, e che stavano idolatrando i bambini all'interno della stanza delle bambole, è colei che sta portando una maledizione, ma penso che sia la parte buona che si sia staccata e la crudeltà come entità che dovrebbe essere quella massa informe di persone dietro la schiena di Kiri, sta sfruttando il rancore di Kiri per potersi espandere. Ma adesso si è limitato soltanto alla Villa Muro perché il cancello inferno non è ancora aperto del tutto. Quindi, pensando in questo modo, ci chiede Kiri, come suo ultimo desiderio, di fermarla. Ma, al contrario di quello che ci chiede Kiri, quelli che si fermeranno siamo noi. Non continuo perché sarebbe un altro livello. Sì, ma è anche la parte innocente. Kiri era convinta. No, questo lo vedremo poi. Kiri era contenta di essere la fanciulla della corda, ma poi ha conosciuto l'amore. Quindi questo ha portato a una dicotomia tra il suo senso del dovere e il suo desiderio di persona. Questo ha portato al fatto che il rituale non ha funzionato perché lei non era completamente distaccata dal mondo. Aveva ancora dei rimorsi, dei rimpianti, e questo ha portato alla crudeltà a essere più forte delle corde e quindi liberarsi. Nel momento in cui la crudeltà ha toccato le corde e quindi lo spirito di Kiri, si sono create due Kiri. La Kiri maledetta, che è la donna, quella donna avvenente con la creatura dietro che vi cerca, che ci cerca e ci maledice. E la piccola Kiri, che è la parte innocente di Kiri, che si è staccata e cerca in tutti i modi di trovare una soluzione e poter ritrovare anche la sua pace interiore, praticamente, no? Riposa in pace, questo è il fatto. Kiri non sta riposando in pace, porella, perché si trova in una situazione in cui è controllata da questa energia negativa, da questa energia demoniaca che i muro stavano cercando stavano proteggendo il mondo, i muro. E questa è la cosa bella. Tu fino
dall'inizio del gioco vedi la famiglia Muro come una famiglia di assassini satanisti rituali, no? Satanisti nel senso di setta, il sangue, bambini e capre. E invece no. Cioè, sì e no, i rituali erano barbarici, erano dolorosi, erano amorali o immorali, però il fine giustifica i mezzi. Mick, ben arrivato, ma buonasera. Ma buonasera, come sta, signor Mick? Che ci dice? È arrivato il momento della spiegazione un po' generale della fine del livello. Come sta? Come sta? Diciamo di sì, tutto abbastanza bene. L'occhio ha smesso di lacrimare, quindi è ancora meglio. Siamo riusciti. Si è ribaltata la situazione, nel senso che il rituale serviva per proteggere il mondo dal male, ma per farlo dovevi causare tu male. E questa la cosa. Per il resto tutto bene. Abbiamo fatto un'altra no la penultima notte di Fatal Frame. Venerdì faremo l'ultima notte, finiremo Fatal Frame, il primo, e poi martedì dopo passeremo al secondo e vedremo che senso, che significato ha la farfalla scarlatta. In tutto questo, bisogna sempre vedere, diciamo, è giusto o non è giusto? Nel senso, è giusto uccidere una ragazza in quel modo barbaro per far sì che tutti gli altri possano vivere tranquilli? È un dubbio che uno ci può lavorare sopra, no? No? Dici, come quando hai i binari, che fai? C'è una persona che conosci e 10 persone che non conosci. Dove sposti il binario per il treno? Su una persona che conosci e sulle 10 che non conosci? Quasi, quasi la stessa cosa, però sì, qui non doveva succedere. Cioè, Kiri non doveva diventare quell'essere. Sì, è il teorema del mare, è il discorso del mare minore, quel teorema lì, no? Non so se tu conosci il gioco, Mick, ma se io devo legare testa, mani e piedi di una ragazza di 19 anni, perché se tu la prendi, no, di 17 anni, perché tu prendi 7, la prendi a 7 anni e poi devi aspettarne 10 per fare il rituale. Se tu prendi una ragazza di 17 anni, la leghi così e le strappi gli arti, per far sì che il suo sangue bagni le corde, per fermare una porta che conduce in un luogo pieno di energia demoniaca malvagia, lo faresti? Soprattutto, questa è una cosa che si faceva in famiglia. Kiri era Kiri Muro, non era Mikoto Munakata. Come la mamma di Miku. Quindi è questo il bello e il brutto di questi giochi, di questa serie, di Fatal Frame, almeno dei primi tre, che c'è sempre quel dolce amaro, c'è sempre quella nota. Esatto, ma così facendo le porte si aprirebbero e la crudeltà, questa entità maligna, si libererebbe. No, Mitsuru è Step on Me e si ferma lì. Anch'io sto pensando di fare la ship con Mitsuru, eh. Però se vuoi dopo ti dico una piccola chicchetta per scoprire come farlo, perché ci vuole un modo per farlo.
E quindi anche io, Mick, sono nella tua stessa posizione. Neanche io riuscirei a fare del male a un altro essere umano. Preferirei essere io. Nel senso, più che fare male a un altro essere umano, mi suicido io, tra virgolette, pur di... Quello lo potrei fare. Sacrificarmi io per gli altri, sì. Sacrificare qualcuno per tutti noi, no. Quello è... Ha considerato anche il perché mi ha fatto per un bene supremo a discapito di un male terribile. Però è anche vero che è difficile, capito? Cioè, devi avere una fortissima forza di volontà per poter fare una cosa del genere. Si combatte e si muore tragicamente all'interno, nell'intento di sopravvivere. Sì, ma qui dai per scontato che non sopravvivi. E questo è il problema. Cioè, in un'apocalisse zombie... Puoi sopravvivere, tra virgolette. Questo è come un miasma. Non c'è posto che può fermarlo. Tutto verrebbe coperto. La crudeltà assoggetterebbe tutto alla distruzione, morte e dolore. Non ci sarebbe modo di sopravvivere, neanche se lo volessi. Quindi a quel punto un conto è dire sì, c'è la possibilità di sopravvivere, allora posso combattere e non sacrifico nessuno. Qui è diverso, qui è più mistico. E la catastrofe è un po' come la fine del mondo. Quello che si vede all'interno della Ville Muro è quello in scala a quello che potrebbe succedere in tutto il mondo. È come se tutto l'inferno si riversasse sulla Terra. No, la vittima viene scelta a caso, tra l'altro. Il demone bendato, la donna che viene accecata con la maschera a pioli, fa questo gioco di acchiapparella e la prima bambina che becca la diventa la sacerdotessa. Esatto, è come aprire il vaso di Pandora, solo che non c'è la speranza alla fine. Questo è il fatto. La famiglia Muro si è prodigata da ere. In questo rituale shinto buddista, perché ci sono anche i Buddha, e si sono presi l'onere di fare questa cosa, e infatti la fanno in famiglia. Purtroppo alcune persone l'hanno presa troppo sul serio, per questo l'estraneo di cui Kiri si è invaghita è stato ucciso, perché stava portando Kiri ad avere dei ripensamenti. La sacerdotessa delle corde non deve avere ripensamenti. Il suo unico pensiero è fermare la porta. Se tu hai, sì, però mi mancherebbe tizio, oppure mi mancherebbe mangiare i takoyaki, perché metti caso che assaggia lei, doveva stare dentro una stanza chiusa per 10 anni, Non poteva vedere nessuno, non poteva parlare con nessuno, e con quelli con cui parlava aveva addirittura un velo in faccia per non farsi vedere. Questa è la preparazione della sacerdotessa. Per più di 10 anni in una gabbia. La vedremo martedì, la vediamo la gabbia, perché ci servirà, mi pare, la gabbia di Kiri. In una gabbia in cui aveva i suoi libri, il suo futon, la sua scrivania, comunque la facevano studiare e roba del genere, ma stava ferma lì, Non è che poteva fare più tanto. Però è una cosa che per loro era giusta. Per noi no. E questo è il problema di fondo. È vedere dov'è il giusto e dov'è sbagliato, però c'è anche il libero arbitrio. Che dice Daniele, c'ha ragione. E stiamo parlando comunque di un gioco di 20 anni fa? 25? No, 20 anni fa. No, non ha provato emozioni positive, questo è il bello. Lei ha provato rammarico e tristezza. Non dove, allora, la sacerdotessa della corda non deve avere attaccamenti nel mondo materiale. Non doveva provare nostalgia, non doveva provare niente. Perché il suo unico obiettivo, come sacerdotessa della corda, è dare potere alla corda. Se lei ha una mente debole perché...
è triste perché non vuole farlo, non vuole morire, non vuole aiutare e non vuole fermare la porta infernale. È lì che fallisce il rituale. Le emozioni positive le ha provate quando ha conosciuto lo straniero. E perché c'è una piccola, nella gabbia c'è una piccola fessura da dove entrava la luce e lei poteva, a livello terreno, lei stava nel seminterrato e a livello terreno c'era sta cosa, no? Sta finestrella piccola con le sbarre e lì ha conosciuto, lì si sono incontrati perché lui camminava per il cortile, lei ha sbirciato e si sono visti e lei l'ha conosciuto, ma poi leggeremo anche il diario di Kiri, perché c'è anche il diario di Kiri nella sua gabbia e ci racconterà come ha passato quei momenti, quanto era contenta, quanto stava bene. Lo che sentiremo dalle sue parole, dalle sue stesse parole. E soprattutto i suoi ultimi pensieri poco prima del rituale, quelli sono molto importanti. Ma è questo che voglio far capire portando questi giochi, che sebbene il gameplay è meccanico e scattoso, è invecchiato male. L'importante di questi giochi è la storia, è la trama, sono i personaggi. Sebbene alcuni possono sembrare più scialbi di altri, hanno avuto un'attenzione maniacale nei confronti del villain, e la chiamo villain, ma in realtà è una vittima, anche lei. Due è un po' meno vittima, però poi lo vediamo. Esatto, poi faremo un dinner, robe and breakfast. E parlerò, faremo un salottino dove Daniele, che è riuscito a seguire un po' quasi praticamente tutta la serie del primo Fatal Frame, poi vedrà anche gli altri. E poi ne parleremo a voce, io che lo conosco un po' di più, lui che si è avvicinato magari da poco oppure comunque non se ne ricordava, e sentirò le sue idee da utente visualizzatore, non da giocatore, insomma, purtroppo, perché lo sto giocando io, però sto cercando di far conoscere giochi un po' più di nicchia che adesso stanno tornando, perché Steam da quando ha tirato fuori la Maiden of the Blackwater ha riportato in auge il titolo perché prima era sparito sulla Wii U. Non c'era. Allora, avevano rifatto il remake del 2 su Wii. No, sì, su Wii. Molto carino. Noi vedremo la versione originale PlayStation 2, quindi sarà downscalato un pochettino. Però vabbè, ci sta perché uno, non ho la possibilità di attaccare la Wii al computer. Due, dovrei ricercare nelle scatole del trasloco il gioco di Fatal Frame che non so ancora se ce l'ho io. Sì, penso che Tongsi me l'abbia ridato e quindi ce l'ho di nuovo io. Niente, quindi se ti piace Daniele io sono disposto, però questo vuol dire che purtroppo ti devi sorbire. Ok, intanto che me la dici ti dico. Però poi sei obbligato a sopportarmi perché devi guardarti il gioco, perché altrimenti non abbiamo argomenti di cui parlare, insomma, se mi inviti come amatore di questo genere, di questa serie. È vero, Santo, però come fai a emulare il Wiimote? Dovrei riuscire ad avere un adattatore che mi permette di mettere la barra LED del Wiimote, permettere di essere concepita, controllata e gestita. Buonasera, Santo, buonasera, come stai? Io purtroppo ero piccolo quando è uscito, se no l'avrei preso. Ma adesso, ad esempio, hai la possibilità, come dice Santo, hai la possibilità di poterli riavere, ri di poterli riottenere. In modi molto carini, molto simpatici e molto veloci, li puoi giocare
te li puoi godere un po' tutti, oppure, Mick, quando non streammi, che ho visto che prima stavi streamando, volevo passare a salutare, ma stavo settando Stream Elements, prima lo vieni a vedere con noi, lo giochi con me. Te lo godi, mi fai domande, come è successo la volta scorsa, che anche la volta scorsa c'erano persone che non conoscevano il gioco e mi hanno fatto domande sulla macchina fotografica, come funziona e roba del genere, ce lo giochiamo insieme. No, niente di illegale, sono modi semplici che possono essere utilizzati. Ah, il fantacalcio, vabbè, io come ho detto l'altra volta è già tanto che cos'è il fuori, è già tanto se so, ma manco so bene cos'è il fuorigioco, quindi per me se mi dite Dybala è forte, io ci credo, non so manco chi sia. Dybala è un giocatore? O è un pallavolista, un cestista? Penso che sia un calciatore Dybala, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Comunque, però se intanto vuoi, Mick, io sono qua. Mo. Adesso martedì lo finiamo e facciamo e tiriamo le somme. Però, ad esempio, da venerdì prossimo inizieremo il secondo e poi ghostartelo dall'inizio. Se non stai streamando, ovviamente, se non stai. Se non sei occupato. Martedì, allora, se mi ricordo bene, magari mi sa che l'ultima notte sia la più corta. Se non mi ricordo male, però vediamo un attimo. Al massimo, se finiamo un'ora prima delle 11:30, vediamo cosa fare. Insomma, se è il gioco originale, estrapolare una roba non è illegale. In realtà, no. Se tu hai il gioco originale, anche scaricarti una ROM esterna da un sito non è illegale, perché tu il gioco l'hai ottenuto. E hai, diciamo che hai pagato il content, quindi ce l'hai. Ah, vabbè. Ah, se streami il pomeriggio dopo pranzo, la sera sei sempre invitato. Baryon qui presente, Daniele Dane Kun. Siamo sempre così contenti di avere gente nuova. A me fa piacerissimo avere persone che sono interessate. Se sei interessato e ti sei divertito oggi nel sentirmi sclerare, più o meno, e spiegare un po' com'è la situazione, allora ti aspetto martedì prossimo a braccia aperte per l'ultima puntata. E diciamo la spiegazione finale del gioco. Ah, beh, io ad esempio di Project Zero del primo Fatal Frame ho tipo quattro copie diverse, quindi. E va bene, dai, la prossima volta arriverai prima e te lo godrai dall'inizio. Io tanto di solito all'inizio faccio chiacchiero, chiedo come state e roba del genere, faccio il recap di quello che è successo nella puntata precedente, quindi anche tu puoi anche rivederti il VOD, ad esempio, Mick, o anche gli altri VOD se hai tempo. Tanto sono 2 ore a VOD e io già lo follow, Mick, per questo dicevo che sapevo che era in streaming, perché già lo seguo. Poi, tanto sono 2 ore a VOD, quindi in realtà se vuoi farti un'idea di come è stato il gioco fino adesso, te lo puoi fare. E tanto so 3 VOD, perché io ho fatto 3 puntate, questa è la quarta ed è l'ultima, perché faccio una VOD, faccio una live a notte, praticamente a notte di gioco a livello.
Guarda, questo è il meno spaventoso, di Project Zero. È il più spaventoso su alcune cose, ma è meno spaventoso. Il 2 ha dei più jumpscare e ha più ansia e angoscia. Il terzo per me è il migliore dal punto di vista di empatia, di pathos, di emozioni, di sentimenti, sia positivi che negativi. Il terzo per me è un capolavoro. Infatti, quando ci arriveremo, sarà meraviglioso giocarci insieme con voi al terzo capitolo. Il secondo è quello che mi era piaciuto un po' di meno per alcune meccaniche, però poi lo giocheremo insieme. Ah, beh, io il setting purtroppo è quello che è, quello che vedete, insomma, non sono capace a fare tantissime grafiche eccezionali. Diciamo che cerco di essere io la grafica del mio canale, praticamente. Con tutti i soldi che ho dato al mondo videoludico dovrei aver diritto a ROM illimitate e vita natural durante. E sì, soprattutto col costo. Cioè, piano piano stiamo arrivando al fatto che i giochi costano 100 e passa euro, quando noi... Quanto veniva? 20, 30.000 lire i primi giochi della PlayStation 1. Io in realtà l'idea mia è di comprare il green screen. Quello è una cosa che volevo comprare. E perché poi Mamma che Pizza mi ha fatto vedere il suo microfono e che adesso sto usando, non so come mi sentite, io sto usando il microfono della webcam, io non ho la telecamera, le cose, ho la webcamina lì, qui sopra, qui, e ha il suo microfono incorporato, quindi sto usando principalmente quello, non sto facendo niente di estremamente... È una telecamera della Logitech, quindi... Una webcam della Logitech. Niente di straniante. Con cam e gioco senza bordi e grafiche, tranne con il Kaizo, ma perché finisco una grafica apposita, il team del Bonpoli. Ah, che poi in realtà hai un'ottima cam, si vede... Ah, ti ringrazio, io non lo so perché io sono completamente ignorante. Questa la comprai tanto tempo fa perché mi serviva una webcam, quella che c'avevo prima si era rotta. L'audio ottimo, anche durante il gioco penso, perché comunque ho sempre paura del mixer che sia sbagliato. Io sono l'approssimatore di queste cose purtroppo. E niente, allora. Bene. Abbiamo raggiunto un punto importante, abbiamo fatto le nostre digressioni. La cosa che vi chiedo a chiunque voglia tornare, pensate bene a questa cosa. Se sia giusto o non sia giusto, quello che la famiglia Muro. Ma devo accumulare una massiccia dose di coraggio perché mi ricordo che semplicemente spostarmi negli ambienti mi faceva venire un'angoscia allucinante. Perché avevano un sistema di inquadratura fissa, tu non puoi guardare la telecamera. La telecamera non la puoi girare. È come un po' il Resident Evil 2 del tempo. Quindi, sì, hanno fatto apposta delle inquadrature per metterti ansia e angoscia. Però, se li vorrai portare, verrò volentieri a guardarti. E vedere le reaction di un giocatore. Esatto, come Resident Evil. Beh, guarda che stavamo lì. Anche Silent Hill aveva questa cosa, un po' di meno perché era più dinamica. Aveva il sistema di nebbia per fare il caricamento durante la partita. Ottima cosa, tra l'altro. Però anche quelli avevano più o meno delle telecamere più o meno fisse, Resident Evil di più i primi. Poi quando hanno fatto la visuale sopra spalla hanno cominciato a muoversi. Però i primi, anche Dino Crisis, che tra l'altro Daniè ho deciso di portare finita la serie Dino Crisis.
aveva le schermate ferme. Silent Hill Labirinti, esatto. Calcola che Silent Hill 2 ha un labirinto. Non so quanto vengono adesso. Sinceramente non ho mai controllato quanto vengono su eBay. Se vengono tanto, dimmelo che io ne ho quattro copie. Cosa capolavoro, ottima scelta? Dino Crisis? Lì do una botta a tutti i boomer e i millennial come noi. Salenti, io vorrei recuperarmi le due. Ti conviene, te lo consiglio. Anzi, se pensi di voler giocare al 3, o se non hai giocato al 3, prendi l'1. Recupera l'1, fatti il 2 e il 3, perché poi sono collegati in un certo modo. Ah, beh, è un po' come se vi dicessi, sapete quanto viene Dark Cloud? Io ce l'ho, il primo Dark Cloud. Viene una caterba di soldi adesso. Io ce l'ho, c'ho sia Dark Cloud che Dark Chronicle in diversi formati e adesso ho scoperto che costano l'ira di Dio, perché sono ormai da collezione. Purtroppo è così. Il mio Final Fantasy IX, quello che ho qui in esposizione, se trovassi l'ultimo CD che sta da qualche parte in qualche cosa. Io invece lo scoprii e lo comprai subito, ci giocai di cattiveria, mi piacque tantissimo l'idea del diorama, del costruire la città come vuoi. Ho scoperto lì il mio amore per il gestionale. Quando vuoi, santo, io sono qui. O sono qui, o sono sul canale di Daniele perché sono il suo mod, o sono sul canale di Luca, di Taro, di altri canali. Cioè, mi trovi in giro, io sono uno spirito errante. Capcom ha chiesto esplicitamente ai fan se desiderano un nuovo capitolo di Dino Crisis. Io in realtà, Daniele, io sto aspettando. C'era un tempo fa, è uscito fuori un trailer di Silent Hill in Giappone. Silent Hill F, mi sembra. Sì, esatto, anche lì mi puoi scrivere anche in privato, ti do cioè, dove posso, io non mi permetto di dare consigli perché non sono un esperto o roba del genere, però nel mio piccolo, se posso dare una mano, sono contentissimo. E dicevo, Silent Hill F, che era questo trailer di questo mondo giapponese con tutti questi fiori, queste cose, e io lo volevo vedere, sto gioco. Ma hanno fatto un trailer. Poi non hanno fatto più sapere niente, hanno fatto Silent Hill Ascension, che era quello interattivo con tutti gli utenti, e poi questo qui, come si chiamava? Quello Short Message. Però di Silent Hill F hanno fatto quel trailer e poi sono rimasti in sordina. Ma io volevo portare, oltre Dino Crisis, vorrei portare tutti i Drakengard, che anche quelli erano interessanti e abbastanza crudi. Volevo portare. Potrei portare anche Dark Souls. Sì, Dark Souls. Ma non porterò Dark Souls perché. Non so. Dark Cloud, Dark Chronicle. Potrei portare addirittura non so se voi lo conoscete, la serie di Artonelico. Che è particolarissimo ed è meraviglioso da ascoltare, Artonelico. Lucone, grandissimo Lucone, arrivato. Come stai, Luca? Tutto bene? Ho sentito treno per caso nella tua chat. Ha de detto treno? Ha detto Sandro? E come stai, Luca? Tutto bene? Che c'era la partita stasera che. Non mi sembra di averti visto online, se non prima. Ah, hai detto Sandro? E come stai, Luca? Tutto bene? Stavamo parlando un pochettino perché abbiamo finito il gioco. Il gioco, abbiamo finito il penultimo livello.
e stavamo parlando un po' di altri giochi da portare, altri titoli interessanti. Vero, vero, Luca Zac insieme a Luca Zac e a Luca Zac è uno dei top 3 streamer emergenti italiani. Hanno fatto un tratto perché se i fan vogliono un nuovo capitolo di Dino Crisis, Dead Rising, Okami e Onimusha. Dino Crisis, Okami sarebbero cose. Onimusha pure, ho giocato solo al primo Onimusha, volevo giocare al secondo, ma mi piacque. No, era ad allenamento, ho fatto le fino alle 20 circa. Tutto bene comunque, qui com'è? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, tutto interessante. E niente, stavo leggendo una cosa, scusate. E quindi niente, insomma, stiamo parlando di questi titoli. Bene. Io purtroppo, Luca, però stavo arrivando ai saluti perché poi devo fare una cosa, devo scaricare i primi VOD perché altrimenti vanno persi e li devo caricare su YouTube così anche il nostro Mick può andarseli a vedere. Poi al massimo Mick in privato gli mando il link del canale YouTube e per far apparire tutto quanto. I dugonghi meravigliosi. Anche se io sono più per gli alpaca che per i dugonghi, ma i dugonghi hanno sempre una faccia interessante. Dunque, ditemi voi adesso. Tra l'altro mi è arrivato un coso. Hai quasi raggiunto lo stato di affiliato. Quasi però. Quasi. Quasi. Ditemi voi, a chi facciamo un raid stasera? Chi vogliamo raidare? Treno, no, finché. Ma voi la cosa è questa. Io devo scrivere un documento, cioè una richiesta per diventare affiliato. Io posso anche avere tutte le cose, ma finché non faccio quel documento, e sono sicuro che quella richiesta a me peserà talmente tanto il culo che mi dimenticherò, che io ho voglia a te prima di diventare affiliato. Come Mr. Lai? Non ho capito. Oh, buoni, buoni. Ah, Mr. Lai, tu dici a chi fare il raid. Buoni, buoni, non spacciate niente su Discord, per favore, state bravi. Che a me sta bene anche così. In realtà, che ci siete, venite, mi fate compagnia, giochiamo insieme a qualcosa, si ride, si scherza e si parla anche di cose interessanti e serie. Facciamo un raid a Mr. Live? Va bene, segui un raid verso un canale. Come si chiama questo tizio? Me lo dici bene il nome, perché io mi sa che non ce l'ho. Mr. Underscore Live, dici questo? Allora, vediamo un po'. Mr. Like, sta The Watchers, questo dici? Ok, vabbè, Mr. Lai. Va bene, allora facciamo questo, spero di trovarlo bene e facciamo il raid a questa persona. Io intanto vi saluto e vi ringrazio tantissimo della vostra presenza. E vi dico. E vi auguro una buona notte, una buona serata. Nel frattempo la mia sedia sta scendendo, quindi addio! Salve a tutti, ah, cioè salve. Buonanotte a tutti, mi raccomando, tanto
Ci sentiamo per vie traverse e noi con la live ci rivediamo martedì prossimo. No, oggi è martedì, quindi venerdì, scusate, alle 9:30 per l'ultima puntata di Fatal Frame. Avvio il raid e noi ci sentiamo la prossima volta. Un bacione e ci vediamo in live da altre persone. Io sono sempre disponibile. Ciao ciao!